Partita difficile, finita 0-0, peccato per quel palo nel finale. Mister, sei soddisfatto? No, sì, peccato per il palo, ma peccato per chi ha buttato via 2 ore la domenica a venire a vedere una partita del genere. Oggi siamo stati sicuramente non all'altezza. Abbiamo sicuramente qualche scusante, però non stiamo bene in tutti i reparti. Poi dal primo minuto Avellino ha avuto un problema muscolare e Curarino non stava bene, perciò si sono aggiunti ai problemi che avevamo. Non per questo bisogna fare una prestazione senza ma non cuore, perché l'impegno ce lo mettiamo sempre, senza idee, senza provare a vincere, perciò credo che oggi meritiamo tutti un voto negativo e dobbiamo cercare di fare qualcosa di più se vogliamo rimanere lì davanti con le altre, altrimenti sarà difficile. Cominciano a pesare le assenze? Ma come non mi ci sono attaccato prima, non mi ci attacco nemmeno ora, perché ci sono giocatori, la squadra che è andata in campo secondo me era in grado di poter fare una buona partita contro una squadra che è venuta a difendersi, quindi quello che non mi è piaciuto è stato proprio il non provarci, il non credere in qualcosa che poi a sprazzi nell'ultimo quarto d'ora, ultimi 20 minuti si è visto, perciò dobbiamo trovare un pochettino più di coraggio, forse abbiamo un pochettino paura e dobbiamo sicuramente crederci un po' di più. Dici che qualcuno pensava già alla partita del Chieri? No, non lo so, sicuramente la convinzione che potesse essere una giornataccia ce l'avevamo, voi per le assenze, voi per il campo che era difficilissimo, la gestione della palla quando rimbalzava in terra, voi per il fatto che tutti avevano paura di saltare il big match di domenica prossima e alla fine per tante preoccupazioni abbiamo creato probabilmente uno stato di apatia, perché quello che ho visto in 70 minuti è stata apatia. E io sono abituato a vedere una partita alla volta, però insomma non siamo una squadra a vincerle tutte, ma io voglio che la mia squadra ci provi sempre. E qualcuno recupererà per domenica tipo Venuti o la vedi dura? No, io non credo, Merlin era in diffida, è stato ammonito, perciò non ci sarà nemmeno lui. Forse recupereremo Rusca dal primo minuto, anzi dovremo per forza recuperare Rusca e andremo con una difesa molto giovane sul campo più difficile di tutto il girone A, perciò non sono mai abituato a partire sconfitto, quindi cercheremo in tutta la settimana di ritrovare le forze e soprattutto le energie per andare a fare la partita a Chieri e chissà che non combiniamo qualcosa.